Bisogna ringraziare questi ragazzi tanto che sono venuti, che si sono fatti vedere e quindi partiamo di qui e giorno per giorno cerchiamo tutti insieme di migliorare questa rosa. L'altezza della categoria potrebbe condizionare il mercato. Tanto io sono abituato a pensare a quello che devo fare. Per noi in questo momento qui l'aspetto principale è quello di cercare fuori quota, i 99, i 2000, i 98. Dopo arrivano i giocatori veri e l'obiettivo mio in questo momento qui è cercare di sbagliare il meno possibile su quello che c'è rimasto e su quello che ho a disposizione. Per quanto riguarda la categoria, siamo tutti in attesa di sapere, di conoscere. Penso che vincere un campionato dopo 4, 5, 6 giorni di ritiro sarebbe bello per tutti, sarebbe un sogno per tutti, tutti quanti lo coltiviamo, in silenzio ci pensiamo, ma in questo momento qui l'obiettivo nostro deve essere quello di pensare a fare il nostro campionato dove siamo stati chiamati a farlo. Nel tempo ho maturato un'esperienza che soprattutto all'inizio non bisogna mai partire con un'idea, ma devi vedere le caratteristiche dei tuoi giocatori. Ho vinto sia col 4-4-2 che col 4-3-3, col 3-5-2. Secondo me non sono i moduli quelli che fanno, ma sono gli interpreti. Mister, che campionato di Serie D dobbiamo aspettarci? Ma che campionato? Tanto prima di tutto il campionato va in funzione dei gironi. C'è qualche preferenza per il girone? Sì, io se dovessi scegliere il girone sceglierei quello laziale sardo. Perché secondo me non me ne volete subito perché non voglio mettere le mani davanti, ma andare nel girone del Bari significa pensare di arrivare secondi. A me questa cosa qui non mi piace, non mi piace. E allora incomincio a pensare che se vado in quell'altro girone non so dove arrivo, ma me la gioco. Dall'altra parte, secondo me, diventa difficile, anche se mi dicessero oggi arrivi secondo in fondo al campionato, io oggi ci metto a firma. Un segnale importantissimo, no? Perché sentire anche poca gente che quando entrano i giocatori in campo fanno un applauso, noi dobbiamo partire da lì. E io in effetti sono andato verso i miei giocatori, gli ho sempre detto, quando entrate in campo, se vi fanno l'applauso, poi andate a ringraziare. Secondo me la delusione deve passare il prima possibile, perché poi l'Avellino e dei tifosi, se non ci stanno vicino i tifosi, tante volte anche tuo figliolo ti fa arrabbiare. Che fai? Lo prendi e lo butti via? No, gliela fai capire, gli fai una carezza e andiamo avanti. Ora in questo momento qui l'Avellino, secondo me, e chi rappresenta l'Avellino ha bisogno di una carezza.